2020 non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è già qui, è quello che viviamo tutti i giorni, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, adattarsi all'inferno e farne parte, fino al punto da non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio.